Entro il 30 luglio è stato fissato il ricorso in Cassazione per Silvio Berlusconi relativa alla questione Mediaset. È ancora, secondo lei, accanimento politico? Si tenta di far fuori Berlusconi? Assolutamente sì. Perché? Ma mi sembra che facciano talmente tanto in fretta che ho tanto l'impressione che abbiano voglia di farlo proprio fuori. E quindi lei è d'accordo con la protesta che il PDL ha fatto oggi in aula? Assolutamente sì. Però sono stati bloccati i lavori? Beh, vabbè, mi trova di parte comunque. Ma secondo lei tutte queste vicende giudiziarie avranno ripercussioni sulla stabilità del governo? Penso proprio di sì. Quindi torniamo alle urne? Fra non molto. Ma sarebbe ora, perché io non lo considero un inciuccio, però difficile andare d'accordo. Molto difficile. Allora, il 30 luglio è stato fissato il ricorso in Cassazione per Silvio Berlusconi. Secondo lei si continua con l'accanimento politico contro l'ex premier? Non è un accanimento, è la legge che ti prescrive questo. La giustizia sta cercando di fare quello che deve fare. Quando i procedimenti rischiano di andare in prescrizione, tra i 45 e i 90 giorni devono fare presto per cercare di non farli andare in prescrizione. Non è un accanimento, stanno trattando Berlusconi come esattamente dovrebbe essere trattato, un cittadino come tanti. E sulla richiesta del PDL di sospendere i lavori oggi in aula, è d'accordo? Assolutamente no, è vergognoso, veramente vergognoso che si mobiliti ancora una volta il paese, ancora una volta, per i problemi di uno. Basta, vorremmo cercare di vedere qualcosa cambiare in questo mondo. E le vicende giudiziarie avranno ripercussione sulla stabilità di governo, secondo lei? Secondo me no, non credo che a Berlusconi convenga far cadere il governo. A lui non conviene andare alle elezioni. E finché non lo vuole lui, non si va. Caso Mediaset. È stato fissato il 30 luglio il ricorso in Cassazione per Silvio Berlusconi. Sì. Secondo lei si tratta di accanimento politico contro l'ex premier? Io non voglio considerare la questione in questi termini, pur essendo un amministratore di centrodestra di una delle 10 città che diventeranno città metropolitane. Io voglio soltanto dire che con un lasso di tempo così breve, sicuramente non si dà la possibilità ad alcuno di organizzare un minimo di difesa. Penso che venga violato un diritto importantissimo di qualunque cittadino. Quindi io credo che si debba partire da questo, dal fatto che qualunque cittadino, Berlusconi o non Berlusconi, abbia diritto a che i propri legali abbiano un arco di tempo sufficiente per organizzare una difesa in un numero di giorni plausibile e accettabile e privo di sospetti. Penso che questo sia il senso più vero della questione. Poi viene tutto il resto, poi ci si può schierare, poi si può fare un discorso partigiano. Ma qui manca proprio la salvaguardia del diritto più elementare di ciascun cittadino. Oggi abbiamo visto il PDL chiedere la sospensione dei lavori in aula. Sì. Secondo lei è legittima questa richiesta? Io credo che in ogni caso, se dovesse esserci un provvedimento che vada a turbare profondamente la vita democratica del Paese attraverso mezzi di lotta, quelli esercitati nel modo che dicevamo poc'anzi, in maniera che secondo me è assolutamente antidemocratica, io credo che una protesta pacifica e democratica sia sicuramente una risposta giusta e calibrata sul momento efferente, e quindi non dobbiamo vedere soltanto il braccio effettore, ma dobbiamo vedere il momento afferente di cui parlavamo prima. Un'ultima domanda: c'è il rischio che gli italiani tornino alle urne a causa di queste vicende giudiziarie? Io non credo, per un motivo semplice: perché non dipende da Berlusconi, non dipende dal Popolo della Libertà, dipende esclusivamente dal Presidente della Repubblica, che secondo me ha alternative per poter mettere in piedi un altro governo.